con questo occhiale, che è uno stato alcolemico alto, i nostri allievi proveranno il nostro percorso per non buttare in terra birilli oppure ostacoli per mantenere la strada. Tutti coloro che provano con questo tipo di occhiali non mantengono la linea dritta della strada, quindi pensate un po' a mettersi alla guida con uno stato alcolemico alto, cosa può succedere. Oggi qui possiamo sbagliare, ma nella realtà ovviamente non è consentito sbagliare. Quando la tecnologia aiuta la sicurezza stradale, questi occhiali simulano uno stato di ubriachezza ed è stato un esercizio che i giovani aretini e non solo hanno potuto effettuare per capire la pericolosità di mettersi alla guida ubriachi. Deve stare all'interno della linea, non buttare in terra diritto. Quindi deve saltare l'ostacolo. Questo è un esempio che con uno stato alcolemico alto una iniziativa in occasione della giornata per le vittime della strada che ricorre ogni anno il 15 di novembre. E da quanto vi risulta negli ultimi anni sono aumentati a dismisura, specialmente tra i giovani? Purtroppo sì, insomma i dati stanno aumentando e quindi siamo proprio in campo per evitare ciò. Quindi invitiamo a tutti a una guida responsabile e bere logicamente al limite e non mettersi alla guida. Sarebbe bello, come è già successo negli altri stati, guidare uno, cioè disegnare un guidatore, quindi il guidatore non beve e gli altri si possono divertire. Non dico di non bere, ma bere in maniera responsabile. Un'altra cosa importante potrebbe essere l'aiuto per i ragazzi, per i giovani, per i taxi e tutto il resto, insomma con delle cifre più contenute. Certo, questo è molto importante. Noi siamo qui in prima linea proprio per vedere e far capire che non bere è fondamentale ed importante.